Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Dead by Daylight. Allora, dopo aver visto un primissimo episodio dove abbiamo tentato la fuga con il nostro personaggio, o meglio la nostra personaggia, che ce l'ha fatta in un modo un po' rocambolesco al secondo tentativo, oggi se riusciamo ad entrare in partita come killer andrei a provare il killer. Proviamo, magari ci vediamo direttamente in partita, ma devo scegliere, aspetta, fatemi scegliere il killer, perché ce n'era più di uno. C'è questo qui che come potere ha le trappole per orsi, questo che ha la campana del pianto, una pesante campana di ghisa permeata di antichi poteri, una volta suonata permette al suo utilizzatore di entrare e camminare nel mondo degli spiriti, conferisce una quasi totale invisibilità. I movimenti diventano più rapidi quando sei invisibile, non puoi attaccare o interagire mentre sei invisibile. Il fatto di non poter attaccare però. Motosega massiccia e ingombrante, dalla forza terrificante, immagina carne, ossa e anima, se mandata su di giri, il suo utilizzatore diventa preda di una violenta frenesia, genera uno scatto di follia all'attivazione, induce automaticamente uno stato di fin di vita con un colpo al segno. Non lo so, sai che però anche le trappole. Vabbè, tanto questi volendo li possiamo provare anche a giro. Comunque selezioniamo questo qui e andiamo in una party. Crea una lobby, aspetta, perché che ho scelto? Gioca come killer, uccidi due a me. No vabbè, dai, ci vediamo direttamente in partita se riusciamo. Però perché crea una lobby? Devo farla per forza io? Non lo so. Forse magari il killer è il pilastro, diciamo, delle lobby, e quindi una volta che qualcuno ha creato il killer ti ci butta dentro gli altri. Probabilmente sì, non lo so. Vabbè, comunque appena entrano le vie. Attenzione, un attimo è stato. Ok, abbiamo delle vittime. Pronti. Vediamo quanto durerà il caricamento nel caso. Secondo me però è più figo giocare come sopravvissuto. Cioè sicuramente c'è più tensione, che dite? Non lo so, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Adesso vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosina. Il gioco sembra, come detto, piuttosto divertente. Non so come sarà alla lunga. Magari, come vi dicevo, si può giocare con amici. E con amici secondo me è ancora più divertente. Magari se si è anche con il microfono, quindi in chat, o magari in locale, quindi così si può chiacchierare liberamente. Comunque vediamo un po' come funzionia il killer. Come detto, il killer è più lento degli altri, quindi siamo lenti nello scavalcare, siamo lenti nel rompere, diciamo, quelle staccionate che noi possiamo buttare quando siamo in fuga, quindi diciamo che dovremmo in linea teorica aggirarli. Però vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Dovremmo essere in prima persona, se non sbaglio, perché la visuale del killer è in prima persona, e dobbiamo dare delle accettate. Va bene, vediamo. Ok, ci siamo. Sì, probabilmente avrò tagliato perché è abbastanza lento nel caricare la partita. Quindi noi siamo nella fattoria. Forse questa è diversa. Così possiamo posizionare la trappola. Questi sono i generatori. Dobbiamo posizionare la trappola. Magari è piuttosto visibile, non lo so però. Questa è la mia velocità massima. Aspetta, c'è un'altra trappola. Raccogli. Come vedete noi vediamo le trappole e i generatori. I ganci. Aspetta. Eccola. Vieni qua. Poi rallenta quando diamo la schippata. Dove cazzo va, signori? Mortacci tua. Aspetta, non vedo un cazzo tra le piante. Lo sta a fa apposta, lo sta a fa. Non la becco. Perché siamo lenti nel frattempo che. Allora.
Cazzo però si è tosta con sti cosi, con ste frasche. Lo so, qualcuno sta... No, mi è sfuggita lì, mortacci sua. Maledetta. Siamo lentissimi. Aspetta. Scusi. Venga, no, da, cazzo, ma che perdiamo pure tempo a lima sta cosa? Merda, noi qua siamo più lenti. Vieni qua, lì mortacci, tu che sta a fare furbo. Ne ho se... Aspetta. Aspetta. Siete in troppi, maledetti. Questa è quella di prima che si va a mettere nelle frasche, perché sa che io nelle frasche ho delle difficoltà. Ma se te prendo una trambata... Ok. Ferma. Perché questi si possono anche liberare eventualmente. Scusi, eh. E state zitta. Non è successo niente, non è successo niente. Allora, uno l'avevamo perso, come detto. Qui c'è una trama. Aspetta. Maledetti. Eccolo. No. Che fa, sfugge? Mortacci sua. Aspetta, non la vedo più. Ma secondo me queste tracce che... ci sono qui... No? Non lo so. Quanti generatori... Cazzo, però ne hanno attivati già due di generatori o sbaglio? Andiamoci a prendere un'altra trappola qua, va. O è quella... Aspetta, questa non la prendo. Ho sentito schioppettare. Ah, quello mi sa che l'hanno liberato. Sì, perché vedete è risceso. Questo l'hanno già attivato. Resume. No, in realtà ancora no. Ti metto un'altra trappola qua, va. Non è facile com- Ah, l'ha riattivata in automatico. Cazzo. L'assassino, secondo me, non è facile. Mi diverto più a scappare. Dove... Cazzo, sempre dalla distanza. E poi è lentissimo, sta... ormai da là sotto, dove cazzo lo riprendo più? Dove cazzo sta? Ho sentito la musichetta, ma non l'ho vista. Ho visto, vabbè. Eccolo là. Scusi, eh. Venga qui. Salve. Ah, fatta apposta, fatta. Aspetta che... Ma sono perso. Ma aspettato la bastarda. Dobbiamo aggirare là.
Aspetta, do cazzo. Ah, l'ho caricata. Ok. Aspetta. Dove stanno i ganci? Eccolo là. Questo è possibile che riesca a scappare. Aspetta, aspetta. Aspetta, c'è un altro là. Scusi. Lasci farti, anzi. Non hanno attivato un altro, maledetti. Te credi, non t'ho visto. No. Dobbiamo per forza girarlo, perché sennò... perdiamo più tempo. Cioè perdiamo più tempo, sono più lenti. Cazzo è andato. Merda. Chi è che si lamenta? Ah, è quella appesa? Sì. L'abbiamo perso con un po' pirlesco. Non vedo una sega però. Dove sta? Porto acido, questa è quella di prima. Allora, secondo me se abbasso il dettaglio grafico ed elimino le piante è meglio. Momento, mi scusi, eh. Aspetta, i ganci. Tizio, solo un generatore ci sta. Cazzo. Il fatto è che comunque non è che muoiono questi, eh. Cioè, nel senso, rimangono per un bel po' e poi si possono anche liberare. Quindi famo che... ah, no, questo è... trappole, generatore, questo è acceso. Fottuto bastardo. Dai, dai, invece di pulire sto coso. Cazzo. Bella. Siamo troppo lenti. Vieni qua. Ce la siamo persa un'altra volta. Sto cazzo passano questi. Maledetti. Possiamo neanche cercare tipo il sangue? Non lo so. Vabbè, l'hanno attivato. Cazzo. La pesca potrebbe essere una delle uscite. Dove siete, maledetti?
No, ok, l'assassino non è il mio forte. Quella lì forse è una delle uscite. Oh, la singola, l'unica uscita. Non so quante ce ne sono. Dov'è un gancio? Sono un po' lontani. Non ho capito perché ogni tanto va a destra e a sinistra. Non so se è questa qua che mi spinge. Però l'altra volta non è che avevo un cadavere addosso, quindi non lo so. Sta di fatto. No, c'è anche lì sotto un'altra uscita, cazzo. Ma la mappa non è piccola, secondo me ci vorrebbero due assassini. Ok, questa è morta. O un assassino più veloce. Ma quei due onestamente... saranno già usciti. Cioè qualcuno sarà uscito, no? Oppure hanno semplicemente aperto la porta ma ancora non... il fatto è che sono due le porte. Magari hanno aperto questa, così io sto qua a controllare e loro vanno dall'altra. È difficile da interpretare la cosa. No. Ah, mi sono attaccato io. Ma io la volevo raccogliere. Non la posso raccogliere. Ah, sì, ok. L'ho agganciato da solo. Porta, che ne so. Perché sono anche piuttosto distante. Quella è aperta anche. Scusa, e dove cazzo stanno sti due? Scusate, me ne vado io a sto punto. Che cazzo. So. Ma hanno capito che devono uscire? Caso una trappolina qua te la piazzo. Cazzo. Oh, guarda questo, li mortacci sua come sarà mimetizzato. Vieni qua. Dai. No, guarda che culo, li mortacci tua. Vieni qua, te spezze e gengive. Vabbè, uno è sfuggito, cazzo. L'altro stava... il fatto è che ce l'avevo proprio davanti, maledizione. Attenzione, eccolo, dove vai? Che fa, scappi? No, che cazzo è successo? Porca puttana. Ma no!
Ma mi sei cliccata fuori dalla finestra di Steam, vaffanculo. Vabbè, è scappato, dai. Guarda che testa di cazzo. Sì, ma siamo stati 6 anni, questo stava imboscato da qualche parte. Mi sa che alcuni non hanno capito come funziona il gioco. Dovrebbero scappare, ma che stai qua mille anni. Comunque, ne siamo riusciti ad ammazzare un paio, se non sbaglio. Qui... ok, però no, non, onestamente non mi piace fare il cacciatore. Preferisco scappare, più divertente, c'è più tensione. Con questo è un po' lentino, così non lo so, non... mulle liquidare una massiccia e pesante mulle che aggiunge notevole forza alla presa della trappola. Forza, ok. Guanti protettivi, diminuisce leggermente il tempo di posa delle trappole per orsi. Magari sì. Emanazione terrificante, colpisce a distanza soprannaturale, il tuo raggio di terrore aumenta dell'8%. Corona dei traupidi. Traupidi, non lo so. Conferisce il 25% di buoni spunti di sangue nella categoria brutalità. Possiamo mettere questa tanto per. Ed eventualmente anche questa cosa inquietante. E questo altri 5.000 cosa ci dà di bonus? Pietra levigante, accessorio molto raro. E noi lo andiamo eventualmente anche ad equipaggiare queste cose. Trappole per orsi, ok. Usata con le trappole per orsi, la pietra levigante ne affila le lame. Lame affilate come rasoio hanno l'obiettivo di provocare il sanguinamento della vittima il più velocemente possibile, ok. Posso... metto anche questo. Ma quindi io qua posso mettere solo uno dei due? No, tutti e due. Perfetto. Ok, va bene ragazzi. Allora, come detto, io direi di salutarci qui con questo episodio, che è durato un po' di più da killer. Non lo so, come detto, non è male, però mi garba più fuggire. C'è più tensione, c'è più divertimento. Quindi magari dal prossimo episodio ritorniamo a scappare. Voi come sempre fatemi sapere la vostra. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Dead by Daylight. Un saluto a tutti da Coltaleale.